La questione delle videocamere, attenzionata nuovamente da Luca Corona in Question Time, oggi però la notizia che praticamente del progetto Comparide è stata praticamente eliminata la parte relativa ad Open Fiber. Sì, sta diventando una barzelletta perché nell'ultima Question Time, vi ricordate che l'assessore aveva detto che aveva chiuso diciamo, il programma tra Open Fiber e Paride. Oggi interrogato nuovamente, perché, costretto perché non vediamo ancora nulla, non si è saputo nulla poi di questo accordo, vengo a sapere che non c'è più l'accordo. Appunto, quindi adesso non si collega più con la fibra, quindi adesso il comune chiederà Andrà un avanti col risarcimento. progetto Sì. originario. Sì, quel progetto originario, cioè il progetto originario era Paride, poi unito con Open Fiber, anche perché è un sistema vecchio, vetusto, quindi non c'è più diciamo, la novità come tanti altri comuni in Italia, l'innovazione con le microschede, che è la cosa più semplice da fare, da collegare senza tutta questa problematica. La cosa più assurda è che adesso la fibra doveva essere tolta, cioè gli scavi che sono stati fatti, i corrugati messi, cioè era pronto già per il collegamento, adesso si sono rovinate le strade per fare le linee e tutto quanto perché cosa? Per il nulla. Quindi abbiamo perso un anno e mezzo per portare questo progetto. Questo progetto non è andato a termine e adesso non si sa per quanto tempo e intanto la città aspetta queste videocamere. Penso che è proprio palese, palesemente si denota la poca capacità amministrativa di questa maggioranza e anche da parte dell'assessore. E quindi io domando anche, ma si doveva aspettare tutto questo tempo? Se si doveva poi arrivare all'obiettivo del nulla, non era meglio inizialmente collegarle con le microschede come ha fatto tanti altri comuni? Del progetto Paride, parliamo di Giulianova, un anno dopo hanno collegato 100 telecamere già attive, quindi adesso la problematica è anche un'altra, che quelle poche telecamere messe in passato non hanno manutenzione, quindi molte di quelle non sono funzionanti e quindi ecco la problematica che è sorta. Dopo 2 anni si evince chiaramente che questo progetto è fallimentare per la città di Teramo.